Quella piccola scintilla dentro che inizia a muoversi, tutte le cazzate che abbiamo detto prima di fare l'esercizio, che non avevano nessuno scopo di spiegarvi nulla, perché sono cose che non si possono spiegare, ma aveva l'unico scopo di incuriosirvi a vedere, ma dopo cosa c'è? Non aveva nessun altro scopo, perché sono cose che non si possono spiegare. Puoi solo sperimentarle, cercando giorno dopo giorno un contatto che io non ti posso dare. Io non te lo vorrei dare, ma non posso darti. È un qualcosa che è tuo, è un qualcosa che è sotto la tua responsabilità. La tua vita è sotto la tua responsabilità. E la prima cosa è, altrimenti non venire, cioè vieni ma in altri percorsi, non venire al Joy Lab. Se non hai capito che la tua vita è sotto la tua responsabilità, io da gennaio voglio 10 persone che abbiano capito che la tua vita, la loro vita è sotto la loro responsabilità, perché io con quelle 10 persone posso fare un percorso e andare più veloce. Ma se non l'hai ancora capito, fai degli altri corsi, degli altri gruppi prima, un po' più leggeri, un po' più che iniziano a è la scuola elementare, prima della scuola media. È giusto che sia così, deve essere così. Allora tu ti prendi, sei pronto a prenderti la responsabilità della tua vita? Possiamo fare delle cose, perché quella roba ti motiva. Ma se continui a dire che è colpa di qualcun altro, non sei motivato a migliorare, perché pensi che sia quella persona a dover migliorare, pensi che sia il governo a dover migliorare, pensi che sia la scuola, il collega, il datore di lavoro a dover migliorare. Non sono loro, sei tu che devi migliorare e devi diventare la persona che sogni di essere, cioè la persona adatta a essere felice, a essere in pace, serena. È uno stato, non è un ottenere qualcosa dall'esterno, è uno stato interiore. Dopo che hai raggiunto quello stato, hai una bella famiglia. Non è la famiglia che ti fa stare sereno, è la tua serenità, la tua gioia, il tuo amore che rendono bella quella famiglia. È un fraintendimento pensare che dopo che avrò trovato il lavoro dei miei sogni sarò felice. O sei felice ora, o sei fregato, e dopo che sei felice trovi il lavoro dei tuoi sogni. È quella felicità che ti guida a trovare quel lavoro. Quando sviluppi quella gioia, quella sensibilità per il bello, per la vita dentro, è quella roba, è come se sviluppi il fiuto per l'amore, per la gioia, non vai più a infilarti nella cacca. Sviluppi un fiuto dentro, ma è quella roba che ti deve guidare. È come quando sei cieco ti prendi il cane che è addestrato per guidarti. Noi siamo ciechi e non andiamo da nessuna parte senza quell'aiuto, ma quell'aiuto non è chissà che, è presente dentro di te.